Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Ragazzuoli, questo showcase ve l'ho già spoilerato, tra virgolette, grazie al post community di qualche giorno fa, dove incitavo il capo hit qua davanti a shottare Frieza Full Power con il suo time skip. Per fortuna che poi Frieza non si è rivelata questa bestia di Satana assurda, anche se, piccola parentesi, secondo me il flame è immeritato perché rimane forte. Quindi proveremo a far performare il nostro assassino preferito, purtroppo a sole 5 stelle, che in questo matchmaking, fidatevi, non è cosa buona. Lo giocheremo nello Universe Rap con Goku, Z e Jiren. Sì, questo team soffrirà tantissimo la prima combo di Vegito. Speriamo comunque di reggere un pochino e che hit one shot ancora di time skip. Non solo Frieza, ma anche i vari Vegito, Goku, Z, eccetera. Detto questo, andiamo subito in PvP. Allora, è nato tutto grazie al meme di FPF, ragazzuoli, e ovviamente come primo game becchiamo il buon Fabrizio. Per quale motivo ho riportato Hit sul canale? Perché prima che uscisse Frieza Full Power, devo ammettere che ero un po' spaventato da questo personaggio. Perché Loe sembrava già, beh, era top 1, Loe comunque top tier assoluto, è fortissimo con Goku, eccetera, poi anche la Frieza Force con Genio. Con Frieza Full Power sembrava che dovesse diventare davvero il team più sbroccato di sempre e incounterabile. E super giù, così è stato, diciamo. Però Frieza non è quel personaggio gigantesco, broken, che tutti si aspettavano. L'hanno contenuto abbastanza. Quindi per memare ho detto, va bene capo, guardami con la faccia di Hit, per dire time skippiamo questo bastardo. E così spero che sarà in questo game almeno. Anzi, mi sa di sì, perché se ci prendiamo un secondino. No, manca pochissimo, non ricordo più i counts del gauge. Mannaggia, quasi poteva killare comunque il bro hit. Ok, 142. Non gioco hit da un secolo, neanche mi ricordo più quanti erano i counts. Mi ricordavo 152. Sono bello volato. Va bene, tranquilli, abbiamo modo di rifarci. Possiamo riprendere il pick tra un pochino. Prendiamo l'SM con Jiren. Ma appena può rientrare Hit, cercheremo di ammazzare o Gokuza, perché anche un pick su Gokuza di time skip non lo buttiamo di certo, oppure il buon Frieza Full Power, così da completare il meme al 100%. Ok, eccolo qui. Devi sbagliare un timing, bro. Il timing ti entra in un combo. No, dai. Crashare, no. No, ancora no. Gokuza dietro, fino a quando lui siamo tranquilli. Cioè, mi sa che l'ho preso. Assolutamente sì. Andiamo dritti. Allora, questa è Frieza pre-revival, davvero useless. Dobbiamo solo ammazzarlo e nient'altro. Tiriamo la verde. Ma in teoria possiamo fare così. In teoria sì. Oh, oddio mio, lo prendiamo? Bellissimo. Ma stupendo così. E abbiamo interrotto il Racing Rush. L'abbiamo anche purgato con il time skip. Vediamo, strike special ultimate. Hit 5 stelle contro Frieza Full Power. Zinca 5. Bello. 7 milioni. Gli ha fatto 7 milioni. Grande bro, grandissimo il tozzo. Eccolo. Il meme completato. Ce l'abbiamo fatta. Era tutto ciò che volevo. Ovviamente ho un po' di paura a fare lo showcase di Hit a 5 stelle con questo matchmaking, sarò onesto con voi, perché ovviamente becco solo gente gigantesca. Anzi, questo ragazzo ha low red stars, però non ho visto nemmeno chissà quante godly ed è una novità, visto che ormai beccavo solo gente appunto con tipo 30 godly all'attivo. Invece no, per fortuna questo ragazzo è un pochino più tranquillo, anche se il team ce l'aveva, attenzione. Hit, un bel time skip su FPF. Mamma mia, che clash bruttissimi. Per fortuna che abbiamo vinto in qualche modo. Ma non ti cover ancora. Abbiamo Air Revives, non vuole nemmeno rischiare Gokuza per un Racing Rush che in realtà non ho. Ok, vediamo se riesco anche a farla finire. No, con Hit a farla finire mi pare un po' troppo. Abbiamo contro Frieza blu. Vediamo un pochino, possiamo fare così. Beh, tra poco prende anche il secondo di time skip. Perfetto. Allora, non so se riesco ad ammazzare gli SM. Non lo sapremo mai, perché il nostro avversario ha forfettato. Ok, primo game, perfetto. Meme completato, Hit anche performato bene. Abbiamo vinto contro un bello red stellato. E poi quei 7 milioni su FPF mi hanno fatto troppo ridere.
Allora, siamo contro Futuruza. Guzza del Cile Trunks sta laggando come poche cose al mondo. Ok. Un attimo Goku, se troppo. Se troppo faccio una bellissima cosa. Qui ovviamente il time skip o su Goku, magari Purple, oppure su Vegito, anzi. Su Vegito è la miglior cosa. Vediamo se riusciamo a all'andarlo adesso time skip. Ok, adesso in teoria si carica il gauge. Possiamo switchare. Mamma mia, però. Mi ha tirato una laggata che mi ha fatto droppare il frame intero in pratica. Ok. Buono. Molto bene. Io qua possiamo droppare di nuovo? Ah, stavolta non ci è cascato. Per fortuna, per fortuna. Mettiamo Jiren. Tiriamo la main. Hit ancora non può usare il suo time skip. Lui però in teoria può mettere Vegeta e levarmi il Vanishing e andare in combo. Ok, perfetto. Si vuole tenere Vegeta sicuramente per una combo garantita e sicuramente per evitare il time skip di Hit, che sta giocando molto safe. Eccoci qua. Potrei mettere Gokuza senza problemi. Diciamo che l'ho un po' sprecato, pensavo meglio la questione del Vanishing. Il Trunks qui sta a pezzi. Mamma mia, sta a pezzi. Tiriamo verde. Tira la main. Potrebbe, Un po' di paura. Però proviamo a fare questo tackle. Ok. Predictato. Vediamo se riusciamo a schivare. Sì. Oh, perfetto. Perfetto. Semplicemente perfetto. SM su Trunks. Questo crepa. Ed eccoci qua. Però. Che noia. Mettiamo il Gino giusto per tankare. Certo, oddio. Può mettere Vegeta a ammazzarcelo adesso, Vediamo un secondino che succede. Oppure potrei mettere Hit in cover. Speciale no, troppo rischioso. Buono. Buonissimo, bro. Ma così allora mi regali la kill su Vegito, mi sa. Facciamo strike, SM, SM. Ma riesco a tirare l'ultimate? Oddio, c'ho un dubbio adesso. Ho un dubbio. Dimmi che riesci, bro. Ok, sì. È morto, penso. È strike, SM, SM, ultimate. È il massimo che possa fare in un time skip. Boom. Bello, bello, 4 milioni e 8. E vi ricordo che il Brawl Hit è 5 stelle. A quanto pare riesce ancora a performare anche senza un FPF come avversario. Hit maestoso. Mettiamo Jiren. Deve rushare, ma non può rushare ancora. Per pochi secondi, 2-3 secondi. Perfetto. Perfetto. Ok. Penso che il game sia finito. E forse riesco anche a finirlo con Hit. Non lo so, vediamo un secondino. Ah, penso di sì, Sì. Diamo anche l'SM. Va bene, GG. Oh, Hit mi sta sorprendendo. Pazzesco, distrugge anche il nuovo matchmaking, il Bro Hit. GG. Allora, siamo contro Purple, Purple Red. Con Goku, il Gokuza e il Vegitozzo. Vabbè, classico bicolor. Qui potrebbe beccare o Goku o Gogeta magari. Comunque Goku ci è decisamente meglio e sarà sicuramente più fastidioso da affrontare. Ora qua Vegito parte dritto per dritto, non lo ferma più nessuno. Per fortuna che si è fermato. Verdi mano no, devo switchare il prima possibile. Mi sa che non facciamo il clash, male. Devo switchare il prima possibile da Goku e Frieza, se no io non riesco proprio a difendermi in nessun modo dal Vegitozzo. E dovrei anche lasciarlo, aspettami, skipparlo quel Vegitozzo. Allora, trasformiamoci subito, la tozzo mio. Ok. Belli danni, sei troppo? Bellissimo, bravo, continua capo. Lo sapevo. Però non volevo rischiare un altro drop per Vegito più che altro. Allora, facciamo così. Posso time skippare con Hit, lo farò adesso. Ok. Kill su Goku mi va benissimo. Volevo time skippare Vegito inizialmente. Però, ragazzi, pure un Goku va bene. Tanto lui ha un sacco di danni. Poi mi rompo un sacco con il gauge, l'evasione automatica. Ne buttiamo giù uno, abbiamo il Racing Rush magari per il Vegitozzo. Quindi prendiamoci questa kill garantita ad occhi chiusi e continuiamo il game. Certo, così no magari. Così magari, bro, no.
Può rusharmi? No, perché non c'è l'anti-cover. Ah no, sì, c'è l'anti-cover, è appena succiato. Però non può rusharmi perché io ho tolto la sfera, penso. Va bene. Va benissimo. Ma guarda, quasi quasi metto Gokuza, sti cavoli. Ma come 3 milioni e 8? Ma era 14? Non mi pare. Chi ha per 2 HP dietro? È quasi 4 milioni, è tantissimo di HP. Forse era 14 stelle, no? Era tutti stelle rosse alte, però non so se era 14 il bro. Ma verde in mano. Buono. Buono, buono, va bene. Ok. 113, non posso ancora rushare. Cerchiamo di prendere un picco, eh. Tipo, se vado in mid, no? Ok. Tiro la main e tu metti qualcosa. Eccoci qua. Predictato proprio. Punto per punto, parola per, per parola. Qua Gokuza dovrebbe morire. Se muore Gokuza, penso il game sia praticamente finito. Magari cerchiamo di fare l'ultima kill con Littozzo, perché hai danni per farlo. Bellissimo. Invece della win skin con Littozzo, proprio il forfè con Littozzo che dà un pugno sullo stomaco a Freezer. Bellissimo, perfetto. Ok, GG, vi dirò, non è nemmeno andata così male. Purtroppo con il nuovo matchmaking, come avete visto, ho beccato solo team allucinanti, però Hit se l'è cavata molto molto bene. Ha one shot dal Fisa full power, anche gli altri con il team skip, ha fatto bei danni in generale. Devo dire che sono soddisfatto del suo showcase. Detto questo, guys, io vi saluto, ci vediamo stasera alle ore 21 in live sul sito Viola. Mi raccomando, vi aspetto.